L'8 agosto del 1956, la tragedia di Marcinelle in Belgio, un incendio divampato nella miniera di carbone, provocò la morte di 262 persone, 136 gli italiani, 60 i minatori abruzzesi. Guerino Testa, ieri nell'ultima seduta della Camera dei Deputati, prima della pausa estiva, ha voluto ricordare la tragedia. Sentiamo un breve stralcio del suo intervento alla Camera. L'incendio nella miniera provocò la morte di 260 minatori, 136 italiani, 60 abruzzesi. Di tutte e quattro le province, la maggior parte delle vittime provenivano dalla provincia di Pescara, la mia provincia, in particolare da Manoppello, Letto Manoppello e Turri Varignani. In ricordo della tragedia, oggi la miniera di Boué de Cazières è patrimonio dell'UNESCO. In conclusione, mi piace ricordare come l'onorevole Mirko Tremaglia riuscì a far realizzare la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, da celebrarsi ogni 8 agosto in ricordo del disastro di Marcinelle del 1956. Grazie. Grazie a lei.